Se non sei un esperto trader e non vuoi manco metterci la testa per imparare a fare trading, credo che sicuramente il copy trading sia un'ottima opportunità anche per diversificare i tuoi investimenti. Infatti, oggi voglio mostrarti un'altra piattaforma che utilizzo per fare del copy trading. Esattamente parliamo di BingX. Come sempre facciamo una panoramica generale su questo exchange e ovviamente vi farò anche un piccolo tutorial su come attivare il copy trading e vi farò vedere chi sto copiando io. Oltre a questo per voi community ho anche un bonus Speciale per voi, basta che vi registrate col link che trovate in descrizione. Fate un deposito di 100 dollari, fate anche un trading di un dollaro semplicemente e riceverete un bonus sul vostro primo deposito del 20%. Bene, io direi di non perdereci troppe chiacchiere. Come sempre, per supportare il canale, spacca il tasto del like e iscrivetevi al canale. Spostiamoci direttamente sulla piattaforma, così ve la vado a spiegare bene in dettaglio. Bing X è un exchange come tantissimi altri, solo che ah, offre delle commissioni veramente vantaggiose e veramente bassissime anche rispetto a molti. Altri competitor, per esempio BitGET, oltre ad avere un'altissima liquidità, pensate che ha un volume giornaliero di oltre 10 miliardi di dollari e offre anche possibilità di fare il trading a leva fino al 150 per non serve che vi sia per la registrazione, basta una semplice mail e una semplice password, e potete subito operare tramite Bing X. È Un exchange molto utilizzato all'estero, soprattutto in Asia, ma poco a poco sta prendendo piede anche qua in Europa, appunto perché offre delle commissioni veramente vantaggiose. Poi, come tutti gli altri exchange, abbiamo la possibilità di acquistare il lute ma sicuramente la cosa che viene usata, soprattutto Bing X, è per fare del trading e ovviamente per usufruire del suo copy trading. Infatti, ora andiamo a vedere in dettaglio la sezione che ci interessa di più, quella del copy trading. Vi farò vedere passo a passo come funziona e come attivare il copy trading. E chi sto seguendo io al momento quello che dobbiamo fare è molto semplicemente pr prima cosa dobbiamo ovviamente registrarsi sulla piattaforma vi ricordo tramite link in descrizione avrete la possibilità un bonus speciale per voi community semplicemente depositando 100 dollari eh, e facendo un trader anche minimo di un dollaro riceverete un 20% sul vostro primo deposito una volta registrato dobbiamo semplicemente depositare i fondi quello che dobbiamo fare per depositare i nostri fondi andare sotto al nostro portafoglio qua in alto schiacciare ovviamente deposito posit una volta dentro questa pagina selezionare ovviamente la cripto che vogliamo depositare in questo caso Tether selezioniamo ovviamente la rete consiglio ovviamente rete Tron TRC20 o BEP20 in quanto le commissioni sono molto più vantaggiose paghiamo bassissime commissioni copiamo questo indirizzo lo incolliamo dall'altra parte e depositiamo i nostri fondi che ci serviranno appunto nel fare copy trading una volta che abbiamo depositato i nostri fondi quello che consiglio è ovviamente di farli e di andare sotto la voce transfer, trasferirli dal vostro conto fund account al conto standard futures account appunto per attivare il copy trading Ovviamente selezionate la criptovaluta che avete a vostra disposizione, fate transfer e siete completamente attivi per fare il copy trading. Una volta fatto questo trasferimento andiamo sotto la voce del copy trading e questa è la schermata che ci compare. Qui possiamo vedere un riepilogo di tutti i trader che abbiamo qua all'interno. E la cosa figa di questi trader qua di Bing X è che devono ovviamente passare una rigida selezione fatta appunto da Bing X appunto per garantire la sicurezza che state copiando un trader professionista. ovviamente i trader dentro la piattaforma hanno tutto l'interesse di andare sempre in profitto, in quanto i trader guadagnano da un 10-20% per ogni trader in profitto che chiudono. Quindi capite da voi che il trader. È incentivato a essere il più profittevole possibile. Comunque, qui abbiamo una schermata di vari tutti i trader. Abbiamo dei trader, quelli in tendenza. Abbiamo dei trader conservativi, quindi con un livello rischio più basso. Abbiamo quelli ovviamente con un rischio più elevato. E poi, ovviamente abbiamo tutti i vari trader. Possiamo andarli a filtrare ovviamente per il numero d'account, il numero di copie il numero di quanto stanno guadagnando al giorno. E la cosa anche figa di questo copy trading è che ovviamente non vanno a operare soltanto sulle cripto lute ma i trader possono andare anche a operare sul Forex, sugli indici o anche sulle materie prime. Quindi vanno proprio a diversificare completamente i loro trader. In questo caso, selezioniamo uno, per esempio, Will Way Capital. Esattamente Will Wake Capital, possiamo vedere qui la sua schermata. Qui possiamo vedere vari dettagli su. Il nostro trader da copiare qui vediamo proprio un grafico del suo ritorno che ha avuto nei 30 giorni possiamo andare anche a filtrarlo fino a 880 giorni vedete se è sempre stato molto positivo questo trader oltre qui abbiamo altri dati quanto il suo account asset quanto a disposizione quanto sono in profitto i loro i copiatori pensate hanno, hanno già generato più di 300 mila dollari in profitto dei copiatori il numero dei copiatori il rischio il grado di rischio che è un 3 veramente basso un livello di rischio basso. Poi abbiamo le varie specifiche. Pensate che ha un win del 99%, ottimo, direi. Infatti ha fatto un 185 transazioni, soltanto una in perdita. Abbiamo anche eh, con quanta leva di solito lavora lui? Un 10x. Quante operazioni fa ogni settimana? All'incirca 26. Oltre che possiamo avere una media del suo profitto e una media delle sue perdite. Media del profitto è intorno al 14%, media delle perdite è dello 0,02%, in quanto ne ha chiuse soltanto uno in negativo. Quindi abbiamo anche un repilogo dei top trader che sta facendo negli ultimi 30 giorni ha operato molto in bitcoin ethereum e anche in cardano generando delle entrate come potete vedere qua nei 30 giorni volendo possiamo andare anche a filtrare per 180 giorni opera molto in bitcoin ethereum questo trader qua una cosa che consiglio ovviamente di andare anche a analizzare per capire qual è il trader da andare a copiare è andare esattamente sul trade history per andare a vedere tutte le varie operazioni che ha fatto precedentemente questo operatore come vedete apre eh, eh, posizioni fino a un 10 per anche a un 5 per quindi non usa tanta leva quindi è una cosa positiva oltre soprattutto possiamo andare a vedere con quanto margine apre le sue operazioni apre eh, operazioni con un margine del 100 dollari per ogni operazione come potete vedere è sempre stato in profitto il trader in quanto una chiusa soltanto un negativo e vedendo anche le percentuali siamo a una bella percentuale 15 13 per cento quindi non lascia andare troppo in là la sua posizione la chiude appena ha generato un gain quello che io dico sempre è un piccolo guadagno ma costante nel tempo quindi questo qua è essenzialmente è un ottimo trader vi posso anche subito dire che questo qua è quello che sto anch'io andando a copiare Milk Way Capital infatti se clicchiamo via the order potete vedere gli ordini che ci ho aperti al momento vi dico subito l'ho attivato esattamente oggi da quando sto registrando al momento ha aperto 5 posizioni e sono attualmente in perdita non sono ancora chiuse ovviamente ha generato Attualmente una perdita intorno a 2 dollari, ma non essendo ancora chiuse le posizioni possono andare in profitto, vi terrò comunque sempre aggiornato, però veniamo proprio effettivamente a vedere come andare a eh, copiare un trader. Una volta che noi abbiamo fatto la nostra ricerca su quel trader che vogliamo andare a copiare e se ci sentiamo sicuri di quel trader, per esempio dottor Green, quello che dobbiamo fare ovviamente dopo aver fatto la nostra analisi, andare semplicemente a fare copy e qui molto semplicemente cosa andremo a fare? Qui andremo a inserire l'importo per ogni singola operazione che vogliamo mettere a disposizione in questo caso facciamo 20 dollari consiglio cifre basse se avete un capitale iniziale basso se avete delle cifre superiori in questo caso mettiamo caso 1000 dollari potete aumentare il capitale per ogni singola operazione questo ovviamente è sempre a discapito vostro potete anche eventualmente postare il take profit lo stop loss io in questo caso io in questo caso ho postato un 30% ma questo ovviamente a discapito vostro possiamo ovviamente you <laughs> Poi successivamente dobbiamo anche settare i settaggi avanzati, una cosa che straconsiglio di fare, in quanto questa voce qua andiamo proprio a specificare quanto capitale massimo può utilizzare. Nel senso, se questo trader aprirebbe molte più posizioni, può usare un capitale fino a un massimo di 200 dollari per esempio. Quindi, se per caso voi avete 1000 dollari come capitale ma non volete fargli usare tutto il vostro capitale a disposizione, qui impostate il vostro capitale totale che può utilizzare questo. Trader, qui sotto invece andate a impostare quanto massimo può aprire la posizione il trader. In questo caso, sempre 20 dollari. Non voglio dargli di più di quanto gli avevo già dato all'inizio una volta fatto fate copy now e avete attivo il vostro soft trader e una volta completato qui avete un repilogo come vi ho fatto vedere nella schermata di prima dove avremo le nostre posizioni aperte il nostro storico di trader ovviamente appena aperto non abbiamo niente qui abbiamo proprio il repilogo di cosa avevamo impostato noi se una volta ci siamo stufati di copiare questo trader non ci sentiamo più sicuri basta fare stop copying confermiamo e verrà bloccata la nostra coppia come avete visto il trader che sto copiando è Milky Way capital al momento gli ho dato soltanto 200 dollari da copiare, sicuramente aumenterò questo importo qua, lo porterò a 500 dollari se non di più. Vi terrò sicuramente aggiornato sugli sviluppi tramite il mio canale di come stanno andando il, il copy trading tramite BingX, però vi ricordo che per voi è un bonus speciale, semplicemente registrandovi col link che trovate in descrizione, depositando 100 dollari e facendo anche un trader minimo di un dollaro o anche semplicemente andando a copiare qualcuno, vincerete un bonus del 20% sul vostro primo deposito, oltre che sicuramente in futuro vi porterò altre promozioni speciali per voi, mia community. Bene ragazzi, questo è BingX. Sicuramente vi terrò aggiornato sui vari sviluppi. Come sta andando il mio copy trading. A me non mi resta che augurarvi, come sempre, una buona giornata, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao.